Eccoci in una nuova avventura alla scoperta della quercia roverella. 500 anni. Si trova all'imbocco di questa villa. Ed è l'albero più antico della zona. Questo. Siamo a Frascati. Vedi che hanno costruito i muretti sotto. Ora la trattiamo e la faremo cantare. Il callo pure. Ecco. Queste cose che la mantengono sono una cosa stupenda. Tronco spettacolare, sostenuto da questi pilastri. Parliamo di 40 metri di altezza, una cinquantina di metri di estensione, il che significa centinaia di metri di radici. Tutti gli alberi all'intorno la rispettano, nessuno invade il suo campo di luce. Poterla guardare tutta bisognerebbe allontanarsi di mezzo chilometro. Però le foglie ancora non le ha fatte spuntare, forse sotto qualche piccola fogliolina ogni tanto è un po' in sofferenza. Tutto per farci attaccare la macchina. Adesso la trattiamo. Allora, adesso ci prepariamo a far cantare questa quercia di 500 anni di età. Con la radice, appena si tocca. Un po' più indietro, Carlo, un po' più indietro. Lì. Piano, prendila bene, non a casaccio. Prendila sopra, lì. No. Ok, molla. Lì. Vuoi sentire? Sta cantando. Vedi che sperimenta? Dai, allora intanto è molto vitale perché ha fatto subito tutta la scala. Sì. Come l'ulivone di 2000 anni che abbiamo testato la scorsa settimana. Questo di vicino. Lo sto trattando, eh? Più basso, più profondo. Vai. Si può connettere col Bluetooth questo? Senza Bluetooth. Lei è molto... Beh, molto allegra. È molto materna lei. È materno. Diversissimo dall'olivo. Sì, l'olivo era molto più... Senti come sperimenta però. Alto. Anche lei vuole parlare. Thank you.
ascoltando le prime variazioni che producono suono, poi comincia a suonare.